Ciao a tutti gli amici dell'Omerata, sono Ilaria Stagni alias Bart Simpson. Un bacione enorme a tutti voi e buon Natale. Allora, mi avevate dato delle domande che ho perso. Sono stata impegnata, ultimamente ancora non ho finito, su un lungo documentario sul mondo del doppiaggio e spero che presto possa essere visibile, in modo che tutte le vostre curiosità verranno appagate. Che cosa posso dirvi dei Simpson? Sono 18 anni che faccio Bart, devo dire mi sono divertita sin dall'inizio, anche se la prima volta che l'ho visto era veramente brutto, era un bruttissimo disegno, molto diverso da quella che è stata l'evoluzione del personaggio. Adesso è un Bart simpatico, rotondo, sempre già cattivo, graffiante come sono i Simpson, però all'inizio era veramente con un tratto quasi scolastico, pre-elementare. Ultimamente è venuto il regista del film dei Simpson qui a Roma, io purtroppo ero da un'altra parte, a Madrid, per cui non l'ho potuto incontrare. Però Monica, per esempio, mi ha detto che è una persona simpaticissima, completamente pazzo, e ci ha garantito che i Simpson non finiranno, almeno per adesso non finiscono. Per cui io mi auguro che continueremo noi ad essere le voci ufficiali dei Simpson. Anche se questa cosa è stata messa in discussione, come voi ben sapete, nel film. Perché ci sono stati dei problemi e poi alla fine abbiamo trovato un accordo, per cui poi alla fine siamo rimasti noi, la solita squadra. Però, chissà, ci minacciano ogni anno di cambiare le voci. Io vi prego, se dovesse succedere una cosa del genere, fate un casino incredibile, perché ormai i Simpson sono parte di noi. Per quanto riguarda Bart, io sto già diventando gialla, insomma, come potete notare. È entrato nel mio DNA e come me tutti i miei compagni di lavoro, perché li conosciamo a menadito, a memoria. È inutile dirvi che la mia voce è quasi pressoché identica quando faccio Bart a quella dell'originale, anche perché è un'attrice americana, donna, anche lei che lo doppia, che non ho ancora conosciuto, ma presto credo che la conoscerò. Poi che vi posso dire, curiosità sui Simpson, dunque, la lavagna è stata un'invenzione, nel senso che lui in realtà non parlava quando scriveva la lavagna, e invece noi ci siamo inventati questa cosa in sala perché ci sembrava carina, e da lì in poi ogni volta che c'è la lavagna io dico questa cosa sopra. A volte, come i più attenti noteranno, non diciamo le stesse cose perché sono praticamente intraducibili, per cui cerchiamo di rendere il senso della lavagna. Poi che altro? Altro errore che ormai ci portiamo avanti da 18 anni è quello di Bo-Mo, il bar famoso, che noi ormai abbiamo chiamato Bo, credo, e invece è Mo o qualcosa del genere. Però ce lo siamo portati appresso, anche perché all'inizio non si dava molto credito a questi Simpson, pensavano che fosse sì un fenomeno passeggero, mentre invece è diventato un fenomeno planetario ormai. Noi ci divertiamo sempre molto a farli. Ogni anno che passa credo che ci sia una censura sempre maggiore, e questo è un po' antipatico perché comunque i Simpson nascono in un modo e non è giusto portarli un altro, nel senso che non sono nati come un cartone animato per bambini, anche se poi vengono visti da un pubblico dai 7 agli 80 anni, perché comunque piacciono per quello che sono. Però non è sicuramente Disney, insomma, e questo andrebbe rispettato. Invece ogni anno c'è sempre qualche comitato dei genitori che si lamenta per quello che diciamo, quello che fanno i Simpson, i cartoni animati. Che dirvi d'altro? Matt Groening ancora non l'ho conosciuto, però la cosa impressionante è che io quando firmo autografi come Bart, spesso mi capita, a me, non ne posso più, però io disegno la faccia di Bart perché ormai la conosco a memoria, e mi è capitato di vedere proprio su internet l'autografo di Matt Groening che fa esattamente la stessa cosa, per cui ho detto, ah, guarda, c'è un filo conduttore, qualcosa che ci unisce, evidentemente è così. Che altro posso aggiungere? Ormai li facciamo quasi sempre in colonna separata, per cui non ci incontriamo quasi mai. Io e Monica forse qualche volta riusciamo a incontrarci. Mario Milita, che è il nonno dei Simpson, vi posso dire, questo è uno scoop, è stato contentissimo perché lui ormai è una persona, insomma, con un po' di anni, e ha un problema anche alle corde vocali, per cui fa molta fatica a fare la sua voce. Però
quando c'è stato il film, questo me l'ha detto lui, mi sono arrivate talmente tante lettere, talmente tante email che dicevano: ah Mario, ma fai ancora tu, mi raccomando, il nonno dei Simpson non può cambiare voce, non può cambiare voce. Lui è stato felicissimo ed è riuscito a fare anche in questo film il suo personaggio, è proprio convinto dall'affetto e dall'amore che gli avete dimostrato tutti voi, per cui questa cosa è importante. Noi siamo molto felici che i Simpson abbiano tutto questo seguito e tutta questa attenzione, anche perché ci aiutate a renderli sempre più graffianti, sempre più divertenti, e con le vostre critiche e le vostre precisazioni ci aiutate a fare un lavoro migliore. Per cui io vi ringrazio, sono molto felice che i Simpson vi piacciono da impazzire, lo sono anch'io. Per cui speriamo di trovarci nella prossima serie e con qualche altra curiosità maggiore, va bene? Un bacio e ciocciatevi il calzino! Alberto, se monti gli errori ti uccido, eh.